Allora Irene, come va innanzitutto fisicamente? Le ultime 2 settimane molto bene, mi sono allenata costantemente, sono già contenta di questo. Quest'anno mi accontento un po' di uno stato di salute buono o mediocre, quindi sono molto felice. Senti, io non ci credo che non hai parlato con tua sorella, quindi raccontaci un po' cosa ti ha detto. Ma no, sul serio, non ci ho parlato, io le ho detto... brava, sai, ero tutta un po' agitata, ma ho tutto la bonna, era contenta. Poi non le ho chiesto la pista, anche perché da una settimana per l'altra può cambiare tutto. E veramente c'è in ballo questa cosa che lei è decima, ottava, sesta e mi tocca far quarta. Tutti dicono fai un terzo, va bene anche un quarto, ti dirò. Quindi c'è veramente questa sfida interna? Io da sorella maggiore sono molto protettiva e per mantenere un po' questa autorità protettiva devo dimostrare di essere più brava. E adesso è dura perché lei è fortissima, veramente. È una campionessa, lo sapevo, e è arrivata già adesso. Senti, l'altra sera c'era tua mamma a casa Italia e mi ha detto, ha fatto di quelle facce quando era al parterre durante la gara di Zwizer. È vero. Sono arrivata giù da 20esima con 400esimi la seconda manche. Sono una canadese che era molto brava. Però. Ma sei stata simpatica, è molto. Ma non lo so, sinceramente non mi sono rivista. Però partivano le ragazze con 7 decimi di vantaggio su di me e erano dietro e gente forte, non scarsa. Non mi sono mai neanche tolta il casco perché pensavo di andare via subito. Senti, qua adesso cosa si può fare secondo te su questa. Dipende tutto dalla neve? Dipende tutto da tante cose. La neve sicuramente fa la sua parte. Se la pista rimane ghiacciata abbiamo sicuramente migliori possibilità perché non è molto ripida o tecnica. Soprattutto al finale ci va anche un po' di fortuna, si dice. Ma volevo sapere, questa situazione con i maschi che hanno vinto tanto... io spero che vi carichi, però qualcuno dice magari vi mette ancora più pressione. Spererei di no. Io ho un pensiero mio su questa cosa, nel senso lo sci non è uno sport tanto di squadra, c'è un ambiente, sicuramente l'ambiente è molto sereno intorno a noi, però sono felice per chi ha vinto le medaglie, io al momento non ho vinto niente, se loro vincono le medaglie mi fa molto piacere, ma... Non me ne arriva un pezzettino anche a me, quindi io lotto per la mia e poi se la facciamo tutti meglio ancora, in Italia sempre. Ciao, grazie.